Chiara e la sua idea dell'universo femminile riparte da qui, da un'armatura che rappresenta una volta ancora il corpo, di madre prima ancora che di donna. Ad aiutarla in questo progetto stavolta c'è Daniel Roseberry, interprete dell'idea surrealista della moda di Elsa Schiaparelli, stilista visionaria fra le due guerre. Un discorso sulla femminilità, sull'empowerment, che diventa impronta di un corpo liberato dall'immobilità. Collana a forma di utero, caricatura della forza muscolare maschile. Non sono nuda, questo vestito non è trasparente, ma è un disegno del mio corpo. Ha stupito e diviso già dall'esordio con gli abiti creati da Maria Grazia Chiuri di Dior per dare corpo ai temi dei diritti, degli stereotipi da abbattere, della reazione agli haters. Un festival rivelatore anche nei look di temi e del tempo presente. Il nuovo bisogno di romanticismo espresso da Chiara Francini con abiti di Moschino. Il ritorno, dopo gli anni della mortificazione pandemica, all'eleganza pura di Mara Sattei in Armani Privé e ad una femminilità prorompente con Elodie e Luisa Ranieri in Versace, che al vincitore Marco Mengoni ha permesso, con audaci look anni 90, di diventare icona. Un festival che nei panni dei più giovani ha mescolato generi e smania di libertà. E tutti possono indossare tutto a prescindere dal sesso. E a chi rimpiange l'eleganza di Sanremo d'antan, diciamo che anche sul palco dell'Ariston la moda si fa specchio dei tempi.